primo giro di partite a One Card Dungeon, uno dei blocchi della Blue Collection dai ragazzi di Little Rock Games. Se vi ricordate, ve ne parlai in un Jova Starter l'anno scorso, quando vi consigliai la campagna Kickstarter e poi io supportai, è arrivato il pledge e ho cominciato a giocare dal primo che mi ispirò, One Card Dungeon, letteralmente un dungeon crawl in una carta dove usiamo dadi per rappresentare noi stessi i mostri e le nostre caratteristiche. La dover del nostro eroe, 6 punti ferita. I due dadi rossi in questo esempio sono i due mostri del dungeon, che sono questi scheletri arcieri. Ho messo il 3 perché hanno 3 punti ferita come da cuoricino, e sul 2 perché è il dungeon di livello 2 che ho apparecchiato ovviamente a caso. Le caratteristiche del mostro sono movimento, attacco, difesa e gittata. Queste sono le nostre caratteristiche per le stesse, diciamo, gli stessi valori, quindi il primo dado è movimento, attacco, difesa e gittata del nostro eroe. Il gioco è molto semplice, ogni turno si lanciano 3 dadi neri che poi sono da assegnare alle varie caratteristiche, alle 3 caratteristiche principali, cioè movimento, attacco e difesa. Poi c'è fase dell'eroe, in cui potremo muovere il nostro eroe pagando punti movimento, a seconda che sia ortogonale o diagonale il movimento, ok, per esempio. Sempre nella fase 2 possiamo spendere, se fossimo entro gittata, che per noi è 2 vi ricordo, fossimo a contatto quindi con dei nemici, potremmo prendere punti attacco pari al loro valore di difesa per abbassare i loro punti ferita di 1, quindi da 3 passerebbero a 2. E poi c'è la fase dei mostri. Nella fase dei mostri, i mostri si muovono ovviamente verso noi a seconda del loro valore di movimento e poi ci attaccano considerando la loro gittata. In questo esempio, questo mostro che ha gittata 4 è ovviamente in gittata, questo mostro no, perché bisogna considerare 2 punti per la gittata ortogonale più 3 punti per quella diagonale, quindi in questo caso noi siamo a distanza 5 per questo mostro e quindi non ci può attaccare. Come si calcola le ferite o nei nostri confronti? Il valore di attacco del mostro diviso il nostro valore di difesa. In questo esempio il nostro valore di difesa è 7, 5 diviso 7 è ovviamente molto più basso e non si ottiene niente. Se fosse però così, per esempio, quindi se fosse 5 diviso 2, cioè 1 di base più 1 del dado del turno, 5 diviso 2 fa 2 un po', quindi si arrotonda per difetto, per cui ci fa 2 punti ferita, da 6 arriviamo a 4. Come vedete qua si muore molto molto alla svelta. E se riusciamo a uccidere tutti i mostri del dungeon prima di passare al dungeon dopo, possiamo o curarci al massimo o migliorare una caratteristica di 1, quindi passa da 1 a 2 o da 2 a 3 eccetera eccetera, e se arriviamo a 0 punti ferita abbiamo perso. One Card Dungeon per me è una vera ficata, ragazzi.